ma parleremo anche di un evento legato alla WISP, un evento di promozione sportiva a tutto tondo che oggi è in corso alle industrie fluviali a Roma. Un evento importantissimo, chiaramente patrocinato dalla WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, lo ricordiamo sempre. Ovviamente una WISP che ha lanciato diverse iniziative, insomma, rientrano nell'ambito di un complessivo progetto Sport per Tutti, appunto, promosso proprio dalla WISP, dal Ministero, per rilanciare lo sport nel nostro paese. Un contest, questo di nome Sport Impact Lab, lab che sta per laboratorio. 37 progetti provenienti da tutta Italia, appunto, piani di sviluppo, ma insomma non ci addentriamo troppo in dettagli che ci potrà dare sicuramente il nostro ospite responsabile nazionale comunicazione stampa WISP, non solo lui ospite, con lui tanti altri protagonisti. Ivano Maiorella, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'ospitalità, vi parliamo in diretta da Roma, industrie fluviali. E in questo momento sono sul palco le varie idee progettuali delle quali parlavi te un attimo fa, e ad intervistare ci sono Carlo Paris e Riccardo Cucchi, quindi due elite, due big della nostra RAI per il mondo dello sport. Riccardo Cucchi è lo sport radiofonico per eccellenza, caro amico Riccardo, e che ovviamente insomma loro sono sul palco. Poi, come dicevi tu, vengono presentati questi 37 progetti e poi ci sarà la premiazione di 3 progetti vincitori. Esattamente, in questo momento si stanno susseguendo le varie presentazioni di questi 9 progetti finalisti. È un contest da tutti i punti di vista, quindi ci sarà una giuria che poi in qualche modo esaminerà le idee progettuali e proclamerà i vincitori tra un'oretta. Noi abbiamo qui con noi il presidente nazionale WISP, Tiziano Pesce. Tiziano Pesce, buongiorno. Se buongiorno, volete, cominciamo da lui e poi abbiamo un paio di idee progettuali che vengono un po' dal resto d'Italia. Vai. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno al presidente della WISP Tiziano Pesce, un evento diciamo questo di ennesimo rilancio dello sport fondamentale, come avete evidenziato voi, anche nel post pandemia, perché lo sport come è stato uno dei settori sicuramente che più ha sofferto negli scorsi anni e credo che questo sia il modo migliore per rilanciarlo, no? Assolutamente, proprio così, grazie della vostra consueta straordinaria disponibilità e ospitalità. Come anticipavate, oggi siamo a Roma, al Lab delle Industrie Fluviali, proprio per l'ultimo atto, il Pitching Day, di presentazione di quelle che sono state le 9 idee progettuali finaliste. Lo sottolineavate, 37 idee in gara che hanno partecipato a questo contest, a questa call pubblica lanciata nella scorsa primavera. Oggi quindi l'atto finale dell'azione Sport Impact Lab all'interno del progetto Sport per Tutti, un nuovo progetto che ha ottenuto nel 2020 il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Dicevate bene, perché il progetto si pone l'obiettivo di rappresentare lo sport sociale di base, proprio come uno strumento utile a rispondere alla ripresa, alla riattivazione socio-economica del dopo pandemia. Questa azione si è occupata in modo particolare del sostegno a nuove idee di imprenditorialità sportiva, quindi ovviamente sempre lo sport al centro, autoimprenditorialità ed autoimpiego. Abbiamo accompagnato queste idee finaliste con un percorso di, appunto, proprio di accompagnamento, di coaching, e oggi diciamo l'atto finale. Le prime 3 idee selezionate da una commissione molto di esperti in materia riceveranno, ecco, anche un contributo economico, però per noi veramente hanno vinto tutte 37 le idee. Ancora una volta la WISP è in campo per con tanti soggetti del terzo settore, delle istituzioni, dell'imprenditoria, della rappresentanza sociale, con il forum del terzo settore, per dare un segnale di come sia importante proseguire nel percorso di emancipazione dello sport. Grazie. Tantissimi ancora. Progetti provenienti da tutta Italia, tantissimi ragazzi soprattutto interessati non solo allo sport praticato, non solo al campo, quello ma anche lo fanno tutti, però anche a organizzarlo, a idearlo, ad avere un rapporto costante anche con il proprio territorio, da quello che vedo nei vari progetti. Sì, proprio così. Il progetto è andato avanti, diciamo, sull'intero territorio nazionale, ha coinvolto ben 15 comitati regionali della WISP, tantissimi comitati territoriali, tantissime associazioni, società sportive,
cittadini, cittadini, gruppi informali con una partnership importante, dicevo prima, a partire dal forum del terzo settore, ma abbiamo coinvolto anche il mondo del sapere, della ricerca, il mondo accademico, l'università, a partire ovviamente dal network di Unisport, e poi ovviamente non poteva mancare, parlando di sostenibilità come noi la decliniamo sui piani sul piano economico, sul piano sociale e ovviamente sul piano ambientale, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ma poi anche l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, tantissimi enti locali, aziende sanitarie e tante imprese. E allora la WISP protagonista come sempre per lo sport nel nostro paese ormai da 75 anni, quindi è doveroso per noi essere attenti a queste iniziative. Se è d'accordo il presidente Pesce, passiamo all'atto pratico tra virgolette, dato che tra poco ci sarà la premiazione. Ci ha accennato Ivano Maiorella un paio di progetti, dei tanti appunto progetti presentati. Sì, proprio così, abbiamo rubato dal palco un paio di protagonisti che, ripetiamo, vengono un po' da tutta Italia. In questo momento abbiamo accanto a noi Roberta Ribone, che viene da Torino e ha presentato un progetto Bridge Dance. Di che cosa si tratta, Roberta? Allora, innanzitutto buongiorno e vi invio a tutti un grandissimo vento di entusiasmo, perché oggi al Pitching Day c'è veramente tanto entusiasmo, tanta voglia di fare da parte di tutti i progetti. Sono veramente tutti grandiosi e vedo tantissima empatia e voglia di collaborare insieme, che è importantissimo. Il nostro progetto è un progetto, lo dice la parola stessa, bridge, ponte, perché vuole essere innovativo e ambizioso, vuole essere un ponte per creare unione tra diversi percorsi sportivi, ad esempio balli coreografici musicati adattati per tutte le età, e poi anche molti percorsi di danza che sfoceranno in vario modo in grandi eventi sportivi, ma non solo, ne cito alcuni: gli universiadi, le fiere, i festival. Questi percorsi vogliono anche includere categorie di disabili e categorie fragili, e vogliamo unire anche concetti di psicomotricità per persone che veramente hanno bisogno di recuperare individualità, ma anche forza per fare uno sport e intraprendere una nuova carriera sportiva. Bridgedance ha anche un'altra attività, che è quella di attivare un crowdfunding per sostenere economicamente atleti agonisti che sono molto promettenti. Questa è un po' una sintesi, un progetto. Mi viene da dire, Roberta, sicuramente un tipo di progetto che guarda soprattutto a chi non può, a chi non ha le possibilità, che siano quelle fisiche, che siano quelle economiche, aiutare chi non può, perché poi lo sport lo fanno, no, quelli che possono, invece no, non è giusto, lo devono poter fare in qualche modo tutti, no? Esatto, vuole essere un progetto inclusivo proprio per tutti, nessuno escluso. E allora grazie a Roberta Ribone, ovviamente un progetto interessante, in bocca al lupo, dato che tra poco per la premiazione, ci sarà, certo, la premiazione. Sì, non so se è ancora con noi Ivano Maiorella, ovviamente. Certo, siamo qui e a questo punto ci spostiamo da Torino a Livorno e abbiamo un altro componente del team che è venuto stamattina qui a Roma da Livorno. Vi stiamo parlando in diretta durante il contest finale Sport Impact Lab promosso dal WISP. Si tratta di Giorgio Compiani, e presenta lui e il suo team hanno presentato un progetto di imprenditorialità nello sport che si chiama Sport Fellas. Lui mi ha spiegato prima che cosa significava Fellas. Adesso ce lo spiega, adesso se lo spiegare. Vale la pena spiegarlo a tutti. Sì, vabbè, partiamo. Ciao a tutti intanto. Buongiorno. Grazie della possibilità, insomma, di farmi sentire. Sì, diciamo, Fellas è la parola più americana, diciamo, per identificare un gruppo di ragazzi. Infatti anche il film, diciamo, si è preso da lì, quei bravi ragazzi in inglese. The Good Fellas, sì. Esatto. Quindi viene un po' da lì, in modo tale da dare l'idea di aggregazione. Il progetto infatti prevede la creazione di un social network totalmente indicizzato per le attività sportive, in modo tale da mettere in contatto qualsiasi tipo di attore. Abbiamo più di 24 figure professionali già categorizzate, abbiamo già delle società che si sono preiscritte,
e appunto andrebbe a risolvere la difficoltà di fare rete e di trovare figure professionali, istruttori, mental coach, nutrizionisti, al pari di società sanitarie, magari per trovare convenzioni e garantire la salute, insomma, degli atleti, che a livello agonistico dilettantistico spesso e volentieri si intercorre in infortuni. E allo stesso modo vogliamo tirare dentro anche le società sponsorizzanti per le società sportive, che ad oggi, per esempio, per loro il processo di selezione è estremamente difficile, e noi vogliamo proporre una soluzione per facilitare e velocizzare questa selezione, in modo tale da far crescere le società sportive e anche i soggetti a livello diciamo professionale. Devo dire che sportfellas.it, io vedo già, c'è questo sito, un sito fatto benissimo. Grazie. Forse le parole con cui Giorgio Compiani ci ha descritto questo progetto non rendono nemmeno onore, insomma, è difficile da far capire come scrive sul sito. Ovviamente, come scrivono, è più di un social network, una sorta di, diciamo, un sito che possa mettere in comunicazione, quasi una via di mezzo tra un social, tra un Facebook e un LinkedIn per quello che riguarda il mondo dello sport, sportivo. Se vogliamo, ecco, per far capire a chi ci ascolta, sportivi, società, ma insomma davvero di tutto, atleti, professionisti, quindi sicuramente una grande iniziativa, mi viene da dire, vista così, ma magari è così anche per tutte le altre 36, anche non dovesse vincere uno dei tre premi quest'oggi, sicuramente ha un grande futuro davanti a sé, perché davvero sembra una bella iniziativa vista già vedendo sportfellas.it. Grazie allora anche a Giorgio Compiani. Grazie Giorgio. Grazie a voi. Ringraziamo ancora ovviamente per questo contributo Ivano Maiorella, che tornerà a sentire ovviamente per qualsiasi progetto simile, che sono sempre fondamentali per rilanciare lo sport, appunto, come dicevi, no, Emanuele, lo sport non è solo quello giocato, ma è soprattutto quello che c'è dietro e quello che ci regala la WISP da tanti anni. Grazie Ivano. Grazie a voi e grazie per contribuire a gonfiare un po' le vele di questo sport sociale per tutti, che sta ripartendo davvero alla grande dopo il tunnel del Covid. Allora, grazie e buon lavoro. Ciao, grazie Ivano. Ancora alla WISP, buon lavoro.